bentornati a Bologna. Ormai città snodo principale di tutti i miei viaggi in giro per l'Italia, che ogni tanto ci sta sempre a farci una bella visitina. Mi trovo a fare questo pit stop qui a Bologna di circa una giornata, perché Bologna sarà proprio il punto di ritrovo con me e i boys, Giacomo e Edoardo. Mi mancano quelle due piccole scimmiette. E mi erano mancati anche i portici bolognesi, dei quali riconoscevo le imitazioni in giro per l'Italia. Ah, la leggendaria pasticceria Impero. Sono arrivato qui a Bologna senza aver fatto colazione, completamente a digiuno, quindi un bel bombone al pistacchio ci starebbe. Che bellezza. Però devo riuscire a resistere, perché dopo questi giorni di futuro a Pesaro mi aspetta il futuro a Milano, che sarà bello pesante. Perciò bisogna un attimo darci una calmata. Finalmente arrivato nella fantastica piazza del Nettuno. Con il Nettuno, Piazza Maggiore, San Petronio ancora incompiuta. Tutto nella norma, tutto come dovrebbe essere. Però adesso io ho bisogno di mettere un po' di carburante nello stomaco, che sì, vabbè, tutto il cibo ingerito nei giorni precedenti, però devo vivere in qualche modo. E visto che io non ho la più pallida idea di cosa fare finché non arrivo Giacomo Edoardo, mi vado a rifugiare dentro Bottega Portici. Vediamo un po' cosa ci offrono. Andiamo con una cosa abbastanza leggera: brioche, salata farcita, fettina. E si gode. A colazione direi che non ci trattiamo male. Faccio anche il nomade digitale, guarda. Tech. E intanto si mettono al sicuro nell'hard disk tutti i file del Pesaro Future. Veramente un bel po' di robetta. Comunque devo dire che fa veramente un caldo boy e sembra di essere tornato al Bologna Future d'estate. Buon appetito a tutti. Io volevo scappare dai grassi, però a Bologna è praticamente impossibile. Ce la facciamo andare bene lo stesso. Sessione di smart working da Bottega Portici finita. Ci sono stato tipo 2 ore. Ho fatto una bella scroccata, come è giusto che sia. E Giacomo e Edo mi hanno appena detto che sono completamente imbottigliati nel traffico per un incidente. Quindi starò solo ancora per un pochino. Comunque è veramente sempre pazzesco vedere le torri di Bologna. Guardate come mi sono ridotto. A mangiare petto di tacchino, banane e assumere la creatina seduto nelle scale sotto i portici a Bologna. Tech. Questa qui è la vita del nomade digitale. E che fa, non te la fai una capatina anche da Zara? Anche perché sto rimanendo a corto di felpe. Me ne sono portate troppe poche dietro. Non hanno un granché di roba questo Zara. Questa crew neck verde pisello ci starebbe veramente un sacco. Se non fosse che costasse 40 euro per una felpettina normale così. È arrivato il momento di andare incontro agli altri boys adesso. Opla! Periferia di Bologna. Un tastino? Guardate che maranza, non vuole farmi entrare. Mi scappa la pipì, mi sta esplodendo la vescica. Oddio, ma è pericolosissimo. Bro, yo. Fra, ciao. Dove tieni Edo? Edo è lì, in quello sgabuzzino. È lì che viene picchiato ogni 10 minuti più o meno. Mo. Oh, facci aprire, per favore. Guarda che bacchetto lì. Come andava il viaggio? Male, perché c'era la fila. Edo, non saluti il vloghetto? Ciao. Fai vedere quanto pesce. Che... No, non è vero. Guarda prima. Ma è una malattia, penso, il gruppo vescicale. E poi dopo. Quando vi dico che devo pisciare, devo pisciare. Oh, ma questo topo che mi dici? Quel topo morto è parte dell'arredamento. L'ha lasciato proprio volendo il proprietario. Ha detto, questo è una cosa che ti lascio a mani in cuore perché la vorrei tenere, però... Il trio si muove. Andiamo a conquistare Bologna. Guarda come godono, guarda le scimmiette. Esattamente così che non si fa a Bologna. Che mangi? Dov'è la piadina? Quindi non esiste, è passata di moda. Ah, che bello, il trio davanti a San Petronio. Ma si dice cosa è successo? Si dice? Abbiamo incontrato il presidente Silvio Berlusconi. No, vabbè, abbiamo trovato Luis qui a Bologna. È stato molto divertente. Non posso e ci ha picchiati. Sì, ci ha giampati. No, scherzo, è stato molto bravo, molto simpatico. Non possiamo pubblicare una prova per rispettare la privacy di Luis. Però è vero, è successo veramente, non sono pazzo. Ci sono i testimoni qui. Mi sono sentito a fangirl, ero super euforico. Ne stiamo parlando tipo da mezz'ora di questo incontro. E anche Bologna con i tramonti, non scherza, eh. Ecco, in questo momento abbiamo sbloccato la nuova parte di Bologna. La parte luxury. È tutto così molto pettinato. Ci stiamo abituando all'aria che respireremo a Milano, vero? È vero, sì. Dove ci porti, Giacomo? A mangiare una cosa buona. Al DM. Altro che galleria di Bologna. Questi sono degli shot di zenzero, potentissimi. E per celebrare questa riunione con il trio, quale miglior modo se non con una bella cenetta, bella sporca? Dal famosissimo Sabor Latino. È un posticino nel quale volevo venirci veramente da un botto di tempo, da quando ho fatto il Bologna Food Tour, che ho scoperto grazie ai video di Nelson e di Human Safari. E questi chioschettini in mezzo alla strada mi ispirano sempre di brutto. Ci troviamo esattamente di fronte a Porta Saragozza e qui c'è il Sabor Latino. Stella cometa della notte. Aperto fino a luna.
hanno veramente dei bei paninozzi. Io mi sa che vado con un bel pepito di carne con una baguette lunga 23 centimetri. Bello carico di robetta. Ora ci si mette qui, si aspetta la nostra cenettina e si gode poi. Oh. Dai, ditemi se questa qui non è la stessa scenografia di Caffè di Notte di Van Gogh. Lo street food è un quadro. Ditemi se questo non è un benessere. Patatine fritte e baguette intera con carne di manzo. Spettacolare. Guardate qui come sono tutti belli unti e succosi. Perciò prendiamoci i nostri 10 cm di baguette. Buon appetito a Titti. La carne è bella saporita. Ha proprio un sapore latino. Com'è? Che si dice? Un sacco saporito. Io da andavo di Clubhouse. Poco da dire. È uguale al tuo, è buonissimo. Poi la cosa ancora più bella è l'atmosfera nella quale lo mangi. Tutto bello ciccioso e saporito. Com'è per riscaldarsi a Milano? È una buona preparazione, direi. Ottima cenettina di rimpatriata. Lì un bel viale e qui si gode intanto. Ma da un botto di tempo che non mangio le patatine fritte. Una bella maialata, vai. Dopo ciò che ho visto a Pesaro niente mi spaventa più. Siamo dei bei porci di Guinea, che dici? È veramente super mega buono questo panino perché è bello croccante anche. E è pieno fino all'ultimo. È un panino che non si vergogna questo. Questa volta Niccolò Balini e Nelson ci hanno fatto fare una bella scoperta, vai. Un bel paninozzo, è proprio soddisfacente. Poi con questo freddino è ottimo per riscaldarsi. Prossimo food tour, Sud America. Questa carrina è veramente eccezionale. Ottimo modo per concludere questa giornata. Milano, non te temo. Per quella bestia di painozzo con le patatine ho pagato 7 euro. Quindi un prezzo veramente, veramente un botto onesto. E il painozzo era veramente mega buono. Discreta. Molto, molto apprezzata. Buonissimo sapore di spezie sudamericane. Sapore di strada, di cultura. Si apprezzava molto il sapore di spezie sudamericane. Però si sentiva che l'olio di cottura era un po' strano. È giusto così. Rifritto e rifritto. È giusto così. Deve essere una cosa porca. Porca e sporca. Si fa una bella camminata per smaltire tutto il grasso e poi si va a ninna. Carichissimi per domani a Milano. Per concludere la giornata, per digerire, sciottino allo zenzero. Consigliati al Giacomino. Vediamo un po'. No, l'odore è sapone. Porca puttana. Sto santo. Oddio, è potentissimo. È un bell'attacco alla gola. Perché l'hai comprato? Perché? Divertente. Perché ti piace? È divertente da bere. C'ho la gola in fiamme. No, non bevetelo. Sa di vomito, è buonissimo. Guarda come degusta lui. Mi è piaciuto. Comunque se ne può bere uno al giorno, c'è scritto. In te o uno sciottino? Uno sciottino al giorno. Cristo. Che farebbe di bene? Oh, bene.